La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 rapinatori, prevalentemente residenti nei campi nomadi milanesi di via Martirano e di via della Chiesa Rossa. Si tratta di soggetti di etnia rom, tutti indagati nell'ambito di un'indagine intrapresa a seguito di una violentissima rapina commessa in località Rho nel mese di dicembre 2019, in danno di 2 gioiellieri di origine fiorentina che avevano preso parte alla manifestazione Artigiano in Fiera. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Milano hanno consentito di ricostruire l'esistenza e operatività di un gruppo criminale dedito alla commissione di numerose e violentissime rapine di auto di lusso di grossa cilindrata, spesso utilizzate per la commissione di altre rapine in danno di rappresentanti orafi, nonché per perpetrare assalti agli sportelli bancomat di diversi istituti bancari dell'Interland milanese, ricorrendo alla tecnica dell'esplosione con acetilene. All'alba di oggi, 7 luglio 2020, sono state eseguite 5 misure cautelari in carcere nel corso di un'operazione che è stata realizzata con la collaborazione delle squadre mobili di Milano, Bergamo e Pavia. 10. No, di finire 15, mentre c'hai. Ma che 10? Boot. Ricordo che è ma che ti viene? Boot, vale. Finire il risultato. Dai, dici. Ma tu mi stai no? Ma ha già detto che per il pista era, ma poi mi chiede quello di Ciateo. Ma, boot, boot, già ne vale. Che ci è? Boot. Da boot, ten manghe? Bada dormi anni. Ma è ten che ci è? Ti direi di tombare dove? Ho capito, testa che c'ha le? 25. 25 mila euro testa? Ma cala? Ti direi di tombare. Buono, contento. Se non c'ero io la mecchi, Dio! Oh, capito! Cahinia, spagliaccio! Gine! Cahinia! Ma ti vedi che non hai mai detto che potente andò va! Cazzo, non ho auto, mi un cazzo proprio! Non ho auto!